Ciao e benvenuti al nuovo video della comunità OpenMage Italia. Allora, oggi voglio parlare di ZeroNet, è una rete decentralizzata, permette la creazione di servizi utilizzando proprio la struttura decentralizzata. Significa che ogni persona può creare un servizio, lo inserisce all'interno della rete e gli utenti possono praticamente diventare peer del servizio che gli piace, che più gli piace, e inoltre possono clonare un servizio che vogliono e quindi utilizzare la struttura già del servizio preesistente e possono farlo tutto risparmiando i soldi dell'hosting. Allora, per scaricare basta andare nel sito ufficiale. E cliccare sui link, andare nel, diciamo, nella pagina del progetto su GitHub e ci sono tutte le informazioni inerenti su come installarlo in diversi, insomma, diciamo, in diversi sistemi operativi, quindi Linux, Microsoft, tutto il resto. Quindi sono abbastanza dettagliati, basta che seguite tutto, potete scaricare e dopo che avete scaricato aprite il terminale e dal terminale basta che cliccate sull'indirizzo, questo di qui, e vi andate a interfacciare nella piattaforma, insomma, decentralizzata. Allora io ho cliccato, però mi sa tanto che non si è aperto niente. Vabbè, allora siccome non si è aperto, aspettate 2 secondi, io copio e quindi date tempo a tempo. Voilà, io già sono entrata, quindi ho diciamo, un elenco di siti che mi piacciono. Diamo qualche istante perché comunque si deve caricare il tutto, ogni volta si carica il tutto, vedete qua, update, questi sono i servizi, il primo quello favorito è Zero Currency, che sono le valute aggiornate ogni 5-10 minuti di alcune monete. Ed è interessante, insomma, io l'ho messo tra i favoriti. Vedete qui, Poloniex, ANX, BitPay, insomma, ed è carino. Allora, per tornare indietro basta cliccare su questo, insomma, diciamo questo zero, oppure se vogliamo informazioni ulteriori per vedere i peer e tutte le altre informazioni possiamo trascinare il tutto. Trascinandolo e aspettando qualche istante perché si deve caricare tutto, possiamo vedere insomma, i peer, insomma, informazioni, diciamo, aggiuntive, i dati che sono trasferiti e tutto il resto. Allora, adesso io per esempio clicco e quindi gli dico torna indietro per farmi vedere tutto l'elenco degli altri siti che mi interessano. Allora, questo è il mio favorito. Vedete che i peer sono 13, quindi se il sito, diciamo, che ha generato il servizio dovesse andare KO, diciamo, si potrebbe comunque andare all'interno del sito stesso perché già ci sono 13 peer, quindi non si perderebbe il servizio. Questo di qua è, diciamo, è uguale per tutti gli altri. Quindi più peer ci sono è meglio, sarà più veloce il servizio e sicuramente non si perderà, anche se viene cancellato dalla, diciamo, dalla parte da quello che ha creato il tutto. Il tutto, scusate. Allora, adesso per esempio mettiamo caso, mi piace così tanto, lo voglio clonare, posso cliccare su questi pulsanti e mettere, per esempio, vabbè, io già ho messo su favorito, solitamente quando non è favorito ti dice favorito, non favorito, update, quindi carica il tutto, pausa, delete, per esempio questo di qui non lo posso clonare, per esempio, però ci sono moltissimi altri siti che si possono essere clonati, per esempio Zero Name, e qui ci sono, vedete, tutto l'elenco associati, vedete qui, cioè questo corrisponde a questo, questo corrisponde a questo, perché sono tutti praticamente i domini.bit, che non sono proprio nella rete normale, non li troverete, però qui all'interno sì, e vedete che ad ogni dominio c'è il suo corrispettivo. E adesso per esempio io torno sempre indietro. Questo è un altro servizio e ce ne sono tantissimi. Ovvio che io ho creato la mia lista. La prima volta che lo usate potete dire che comunque
si devono caricare, quindi dovete aspettare un pochino, non è che subito tutto compare, quindi anche se non trovate all'inizio nulla, non vi preoccupate perché comunque si deve, diciamo, un pochettino upgradare tutto, insomma, prendere tutti i dati, quindi più lo usate più veloce diventerà e tutto il resto. Quindi questo zero blog, per esempio, io dico, ah, voglio creare un blog, è molto semplice. Allora vado indietro perché la struttura del blog mi interessa, così quindi post, immagine, tutto il resto, insomma, abbastanza semplice. Dico, vabbè, ok, voglio creare un servizio, basta che clicco sempre su qua e vedete qui che, siccome non è favorito, mi dice metterlo tra i favoriti, update, quindi caricherei e poi clona. Se metto clona, io copio la struttura del blog. Vi faccio vedere come l'ho creata io, perché basta che ho cliccato su clona e questa è la struttura del zero blog. Vedete infatti My Zero Blog, quindi la struttura è uguale e voi potete comunque aggiungere. Per aggiungere i post, ovvio che comunque dovete avere un'identità all'interno della struttura. Io già ce l'ho, però per crearla è molto semplice farlo, perché già la struttura stessa che te lo dice, perché per creare comunque le cose devi comunque essere certificata all'interno. Vedete qui, basta che cliccate sul cuoricino, io non me lo dirà perché comunque già ce l'ho, però. Se non l'avete, vi dà sicuramente, diciamo, registrati all'interno del progetto stesso. Quindi vi registrate, scegliete nome e cognome, no, cioè un nick, un username, e praticamente associate all'username che avete scelto, il sistema vi dà una chiave. Subito, aspettate un minuto, insomma, il terminale deve essere sempre aperto, altrimenti poi uscirete, insomma, al di fuori della rete decentralizzata. Quest'altro abbiamo visto zero blog, abbiamo visto zero currents, abbiamo visto zero name. Adesso, per esempio, c'è zero talk che vi permette, che è un altro servizio carinissimo, che vi permette proprio di aggiungere i servizi all'interno e lo potete fare soltanto se avete l'identità all'interno, o comunque votare per qualsiasi cosa. Infatti, ad ogni cosa vi darà proprio il nick che voi avete scelto, che vi siete registrati. Quindi è pure carino. Poi torniamo indietro, che alla fine è uguale di questo, insomma, voglio dire, questo pulsante è identico a questo. Poi abbiamo visto zero talk, adesso guardiamo zero mail, che vi permette proprio di inviare messaggi in modo proprio totalmente sicuro, e quindi vi dice subito quanti limiti sono, insomma, tutto il resto, e vi dà praticamente il vabbè, insomma, delle informazioni sui messaggi che ti arrivano. Vabbè, questi qua erano abbastanza, insomma, delle prove, ovvio che non interessa tantissimo, però i messaggi, se sono dei messaggi interessanti, sono crittografati e quindi è molto sicuro. E questo è carinissimo. Ovvio che non mi riferisco a questi messaggi, e così questi sono tutti peer. Quindi penso che vi ho detto più o meno tutto, ed è carino proprio creare, magari, che ne so, dei blog all'interno. Più che altro non spendete niente di costi proprio di hosting, e potete comunque scaricarvi, cioè potete trovare un servizio tramite un altro servizio interessante, è Zero Circ, se non sbaglio l'ho inserito, che vi permette proprio di trovare, ecco, vedete qui, delle immagini, che ogni volta più lo usate, più servizi troverete, più vi piacerà, più diventerà veloce e tutto il resto. Quindi e qui potete cercare immagini, potete far inserire all'interno, insomma, del Circ, insomma, il vostro servizio che avete creato. E per esempio potete dire, vabbè, cerco una determinata cosa oppure random, e quindi vi darà dei suggerimenti lui. Non so perché, è che, vabbè, lui, random, ok, random seek, insomma, ecco, ok, per esempio mi dà determinati siti che sono contenuti all'interno del Zero Circ. Quindi, per esempio, se avete blog potete cercare le immagini all'interno del Circ e trovare i siti, e quindi basta che cliccate, lui già li prende come buoni. E poi
Poi comunque se per esempio un sito non vi piace, perché può succedere, potete comunque eliminarlo dalla lista, basta che cliccate, devo dire che mi piacciono tutti, quindi è veramente, vabbè, mettiamo questo per esempio, anche se mi sembra veramente una delete. Poi dopo che fate delete compare qui un altro messaggio che se non fate qui delete non lo cancella. Quindi queste sono tutte le cose, insomma, essenziali per iniziare ad utilizzarlo. Ovvio che più lo utilizzate, più diventerete bravi e più che altro è carino e economico. Permette ad altri di lanciare sia servizi veramente interessanti, perché più peer ci sono, più carico di lavoro è condiviso, quindi anche questo indica una condivisione, un'apertura, una visione diversa anche di società, se vi rendete conto, e allo stesso tempo questa visione così aperta vi permette, non lo so, di creare, per esempio, di clonare un determinato servizio quando compare, insomma, la dicitura, soprattutto per quanto riguarda, che ne so, quello del blog, ve lo permette di fare, e clonate la struttura, quindi alla fine, in un certo senso, vi dà tantissimi strumenti. Ed è proprio una bellissima idea e dovrebbe essere utilizzato proprio questo sistema proprio all'interno magari di strutture. Una cosa importante è che un sistema del genere, autonomia e condivisione, deve essere per forza trasparente al mille per mille se lo consideriamo in un contesto diverso rispetto insomma, alla rete. Come per esempio a livello organizzativo, quando si dà per esempio un'autonomia assurda, e per funzionare bene un sistema del genere deve essere comunque trasparente. E con questo è tutto e ci sentiamo a un prossimo video. Spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto spolliciate, iscrivetevi e noi tanto comunque parleremo sempre di cose che ci piacciono. Con questo vi saluto e ci sentiamo al prossimo video.